Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Plastica Lipes Trash Sub Adventure, un gioco che su Steam costa 7,39€, è un indie puro purissimo e che mi è stato regalato dal buon Evil2205 qualche mese fa. Non ho avuto ancora occasione di testarlo, di farvi un video. Il gioco su Steam ha pochissime recensioni, ne ha 4. Non è in italiano, ma andiamo a vedere che cosa si tratta. Si tratta del recupero, diciamo, di plastica, insomma, da un vecchio mondo sommerso. E saremo alla guida e gestiremo un nostro sottomarino. Andiamo a vedere. Capitano, abbiamo quasi fatto con le riparazioni al motore. Se tu potessi testarli sarebbe fantastico. Se tu potessi testarlo. Ecco, WASD per muovere. Ok, perfetto, bello smooth. E shift to boost. Perfetto. Oddio, abbiamo lanciato un torpedo. Ok, direi che funziona alla grande. Oddio, c'è quel masso di fronte a noi, uso un torpedo. Ok, perfetto, abbiamo eliminato. Ah, possiamo anche premere uno. Vabbè, io ho premuto il tasto sinistro del mouse e ce l'ha sparato, va bene. Guarda che casino, puliamo, capitano. Puoi usare le risorse come cosa per te, insomma, buona. Tieni premuto il tasto E per raccoglierli. Ok, raccogliamo del metallo. Perfetto, l'abbiamo raccolto. Oh, c'è plastica anche qui. Ci sono rottami, metalli anche qui. Non è sicuramente un gioco per tutti, è molto particolare. Ma andiamo a provarlo. Deve essere un'uscita di qui. Ok, andiamo a vedere. Ok, abbiamo un caricamento. Primo contatto, Silvia. Ok, trova la prima città abitabile. Abbiamo la mappa. Interessante, Paris. Ah, ma è tutta l'Europa sommersa questa, in un ipotetico nonché probabile futuro. Abbiamo l'Italia, abbiamo Parigi, abbiamo Vilnius. Il radar sta rilevando alcune strutture a nord. Eccola qua, questa è Parigi. Siamo arrivati? No. Ok, no, possiamo passare attraverso. Vediamo se stiamo andando giusti. Sì, siamo già a Parigi. Ma bisogna fare attenzione a non finire addosso gli edifici. Devo dire che il gioco, nonostante i menu che sono molto grezzi, non è male nel suo complesso perché gira anche piuttosto bene. C'è lì in alto sulla mappa il punto dove dobbiamo andare, che me lo stavo perdendo. Vediamo un attimo qua cosa c'è. Ah no, sono merci queste. Raccogliamole. Altro metallo per noi. Ok, continuiamo la nostra ispezione della città sommersa di Parigi. Ok, questa dovrebbe essere la città abitabile. Eh sì, di Parigi. Sì, 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 è questa. È una cupola. Upgrade tutorial. Quindi praticamente noi possiamo venire qui e convertire del materiale, del metallo, per potenziare il sottomarino. Ok. Obiettivo porta 2 di metallo, va bene, accetto, e completo perché il metallo l'ho raccolto. Ah, vedete come posso ancora muovere nonostante la visuale si sia ruotata. Ok,
Adesso, se vogliamo espandere l'iniziativa sottomarino, abbiamo bisogno di tecnologia sofisticata per raccogliere anche i gas. Prendiamo il gas per commerciare con Atene, ma sono anni che i pirati prendono le trade route a sud-est. Forse potresti dare un'occhiata a questa questione? Assicurati di portarti un po' di potenza di fuoco. Uccidi 3 cannonieri pirati, 3 rocketeer pirati e 4 city cannon. Perfetto. Posso fare qualcosa qui? No? Vabbè. Niente, andiamo all'obiettivo. Verso Atene. Diciamo che... apprezzo veramente tantissimo questi riadattamenti estremamente futuristici, ma anche estremamente particolari, nonché riflessivi. Riprodurre la mappa dell'Europa completamente sommersa con i commerci con Atene è molto carina come idea. E niente, richiamoci sul posto e liberiamo i commerci. Adesso chiudo gli obiettivi e andiamo a commerciare. Stiamo per arrivare in Italia. Vediamo. Il futuro appartiene, dipende da quello che qui credono, di quelli in cui credono nella bellezza. Vabbè, quello che era. Vabbè, continuiamo. Ok, qua sembra esserci qualcosa. Beh, potenza di fuoco dovrei averne, quindi... io ho paura non di quello che ha praticato 10.000 calci, mamma mia, mi stanno tirando di quelle massime che non riesco a cogliere. Si può ingrandire? L'Italia sembra essere una cosa non fatta. Vediamo un po', obiettivo. Non vorrei aver sbagliato strada. Voglio espandere sul marino. Nel sud-est. Sud-est è qui. Vabbè, andiamo ad Atene intanto, dai, vediamo che cosa salta fuori. Se troviamo qualcosa o meno. Ah, qua si può chiudere, ma non ha senso. Oddio. Salve. Non so che cosa mi stia succedendo, ma... li sto mancando tutti brillantemente. Devo stare fermo quando sparo. La vita la vedete in basso a destra. È solo sperone. No. Ok, abbiamo distrutto un Rocketeer Pirate. Ok, no, eravamo giusti come... non c'è modo poi di ruotare visuale, quindi possiamo solo vedere in questa direzione qui, però la direzione sembrerebbe essere giusta. E poi, come abbiamo capito, il gioco è guidato da una storia. Permetto, non sarà il gioco della vita, ma io di questo sono sicuro, lo conoscono veramente in pochissimi. E ringrazio ancora Evil2205 perché questo gioco era sfuggito assolutamente anche a me. Però una cosa che ho notato è che la vita non si rigenera, quindi abbiamo bisogno di ripararci. Beh, intanto, già che stiamo provando il gioco e ne abbiamo capito, meno male, i fondamenti, potremmo provare ad andare ad Atene e vedere che cosa succede ad Atene. Uh,
Qua ci sono delle montagne e cerchiamo di schivare. Ok, no, siamo arrivati in questo punto dove c'è questa sorta di nave incagliata e ci hanno appena detto che per passare da qui abbiamo bisogno di un'arma più forte. Quindi direi che ce ne torniamo mesti mesti indietro. Non possiamo andare ad Atene, ma possiamo magari provare ad esplorare tutta la zona qua sotto. Dovremmo uccidere i pirati, sì, è vero. Dovremmo anche potenziarci noi stessi e magari possiamo andare a vedere se l'Italia c'è. Ok, no, abbiamo altri pirati. Cerchiamo di... Perché neanche loro comunque ci colpiscono sempre, eh? Dobbiamo essere precisi anche noi nello sparare. Sicuramente stando fermi abbiamo più possibilità di colpire loro. Devo aumentare. Mannaggia, sono veramente forti questi pirati, non è proprio così semplice andare a colpirli. E non vedo neanche la loro vita, quindi non riesco a fare un... Ci sta dicendo che rimarranno dei rottami di noi a breve, quindi dobbiamo essere abbastanza accorti adesso, ma probabilmente salteremo in aria tra pochi secondi, se questo non esplode immediatamente. Il tuo sottomarino ha sofferto un danno catastrofico, sarà trasportato alla città più vicina. Perfetto, siamo stati trasportati a Parigi, quindi siamo tornati nuovamente qui, quindi il gioco non finisce qui. Voglio dare un'occhiata adesso, se possiamo, alla città. Ok, qua si può potenziare qualcosa, vediamo un attimo. I torpedo più 30% di danno abbiamo. Ve li faccio vedere tutte perché qua abbiamo il cargo anche, che non abbiamo, perché penso si possa anche commerciare tra le varie, i vari paesi. Scudo più 1, velocità, torpedo, cargo, dash, quindi possibilità di muoversi a sinistra, a destra, slittamento, scudo 2. Velocità 2, torpedo 2, batteria, protezione radioattiva. Vedete che qua chiede altre risorse, il livello 2 e il livello 1, solo metallo. Quindi abbiamo metallo, gas, energia e sotto invece è il terzo livello. Io voglio potenziare il torpedo, ma non posso perché non ho abbastanza metallo. Quindi io voglio andare a prendermi un po' di metallo e potenziare la mia potenza di fuoco. Quindi vediamo un po' se troviamo del metallo qui. Andiamo un po' al cazzeggio. Ok, abbiamo uno di metallo in inventario, ce ne serve un altro, quindi cerchiamo ancora di... Non credo mi abbia tenuto... Sì, invece sì, mi ha tenuto il... Ok, ottimo. Non vedo nulla... questa è drammatica però. Ma prevedibile. Su questa ci presentano Messi e poi si ritrova in un lontano futuro sommersa per la catastrofe ambientale globale. Allora, abbiamo raccolto due di metal. Non c'è un numerino, ma ne vedo due, uno appoggiato sopra l'altro, quindi dovremmo poter equipaggiare e impiegarli per la riparazione. Ok, vediamo se possiamo potenziarci il torpedo. Perfetto. E abbiamo i torpedo potenziati al 30%. Ok, era un altro obiettivo quello di potenziare il sottomarino, quindi... I torpedo sono questi, questi sono... E quindi magari con quello possiamo andare a sfondare il muro che c'era qui e raggiungere Atene. Non lo so, vediamo. Voglio andare a vedere di là se trovo qualcuno. Voglio provare ad andare prima di concludere. Andare a vedere se trovo un accesso per l'Italia, se c'è soprattutto, perché non lo so. Io ho paura di no, ma proviamo.
C'è altro metallo. Scaviamo, 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 che va bene. È abbastanza semplice come gioco, credo anche come realizzazione. Anche a livello di suoni non ha una grandissima varietà, insomma. Dirvi se vale 7,39 euro, onestamente dipende molto dai gusti. Se vi piacciono i giochi di questo tipo, giochi vecchio stilo, avete l'esigenza comunque di, magari avete un PC vecchio e volete farvi godervi magari una storia, perché qua comunque c'è la storia, ci sono i vari commerci, c'è questa distopia, diciamo, di questa Europa sommersa, perché no? Diciamo che online si trova di molto peggio. Ok, ottimo, abbiamo abbattuto un altro pirata che era sempre della cerchia dei Rocketeer. Ok, perfetto. Sì, comunque credo dovremo andare in futuro anche giù ad Atene, perché dobbiamo abbattere i cannoni. No, comunque l'Italia è raggiungibile, ma non so dirvi onestamente se sarà mai aggiunta. Più che altro perché sì, in effetti il gioco è in Early Access, quindi vi do giusto due info sul gioco, nel senso che il gioco avrà più città, più la possibilità di avere comunque di reclutare delle persone, missioni secondarie, la mappa verrà espansa, ci saranno nuovi nemici, nuovi boss, ottimizzeranno il gioco, questo è quello che dicono almeno su Steam. Tre città principali attualmente, tre boss principali, tre personaggi, infatti li vediamo in alto, 15 upgrade, infatti erano 5 più 5 più 5, e la collezione della raccolta di risorse. Quindi il gioco non è tutt'altro che finito, ma questo lo si era capito, però gli si potrebbe dare comunque una possibilità, e magari, visti anche che immagino che non ci sarà una quantità di testi smisurata, magari un domani possa arrivare anche una traduzione, giusto per comunque farci magari godere il gioco senza star lì fermare, tradurre tutto. Non è uno di quei giochi che lascia indifferente, perché un minimo comunque invita anche alla riflessione. Voi direte che palle sempre a riflettere, però comunque carina questa idea, io l'ho apprezzata molto, il fatto di ritrovarmi in un'Europa completamente disastrata in questo Plasticalypse, che già il nome dice, diciamo, un po' tutto. Bene ragazzi, io ringrazio ancora Evil2205 per questo Plasticalypse Trash Sub Adventures, 7,39€ su Steam. Il gioco è uscito il 4 di maggio 2021 e rimarrà comunque in Early Access, non si sa fino a quando, però comunque entro quest'anno il gioco dovrebbe uscire, così hanno detto gli sviluppatori. Questo è l'elenco di tasti, la stiamo giocando al dettaglio massimo, però una grafica molto semplice, non c'è modo di ingrandire. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.